5. Natale con i tuoi, Capodanno con chi 3, vuoi. 2, 1. E il 31 dicembre? In chiesa, perché quest'anno è domenica. Non solo, perché la domenica dopo Natale si festeggia la Santa Famiglia di Nazareth. Guarda te se mi tocca fare il Capodanno anche con i miei, eh. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Ma no, stai tranquillo, perché è solo una festa liturgica, di cui però oggigiorno abbiamo tanto bisogno. Visto che, con tutte ste famiglie sfasciate in giro, ci serve un modello sano di famiglia. E chi meglio di Maria e Giuseppe, che 8 giorni dopo il parto portano il bambino Gesù al Tempio? Già, lo portano al Tempio perché gli ebrei hanno una specie di battesimo un po' particolare, dove il figlio maschio viene consacrato al Signore con un gesto semplicissimo: collocare fisicamente il bambino davanti a Dio. Ecco perché serve il tempio. Dopodiché, in teoria, il Signore può farci quello che vuole col bambino, no? No? Sì. No? Sì o no? Sì. No? No. Insomma, sì o no? E lo so che qui entriamo un po' tutti in crisi, soprattutto le mamme. Perché che ne sai che vuole farci Dio con quel bambino? Che ne sai che vuole farci Dio con il tuo sposo o la tua sposa? Che ne sai che vuole farci Dio con la tua famiglia? Non lo so! Non si sa, in queste cose non si sa mai. E purtroppo, a causa di questa paura, tante coppie non fanno battezzare il bambino perché così lasciano che Dio operi nella sua vita, ma perché Dio lo deve proteggere dal male. Una specie di scaramanzia. Ma lo stesso ragionamento lo fanno le stesse coppie quando devono sposarsi, eh? Arrivano dal prete per il corso prematrimoniale con la data già stabilita, perché Dio deve semplicemente approvare e benedire la loro unione. E se Dio non è d'accordo, che fanno questi? Questo è un problema che sta a monte. In altre parole, molte famiglie fanno un errore di fondo. Anziché chiedere a Dio che fare nella vita, dicono loro a Dio che fare nella vita. E Dio dovrebbe benedire quella scelta pure se è sbagliata. E se non la benedice, Dio mi vuole male. Ma Maria e Giuseppe non hanno fatto così. Non hanno posto davanti a Dio il loro progetto sul bambino, ma hanno posto il loro bambino davanti al progetto di Dio. Tanto è vero che Simeone, che era un uomo che stava sempre al tempio, dirà che c'è una cosa preparata da Dio da mettere davanti a tutti i popoli, non il contrario. E profetizza a Maria che soffrirà, che quel bambino non è nato per compiacere gli altri o per stare in salute, ma per contraddire e far risorgere. E Maria e Giuseppe accolgono questa parola, anche se è un po' dura. Magari facessimo la stessa cosa anche noi nelle nostre famiglie, ci sarebbero meno pretese e più sorprese. Perché non è Dio che deve firmare quello che tu hai pensato per te, ma sei tu che devi firmare quello che Dio ha pensato per te. Per il 2024, lascia il foglio in bianco, fai scrivere a Dio. Buon anno.